Buonasera, quanti sono sintonizzati sulla trasmissione Una finestra sull'Isontino? Ebbene, il problema di questi giorni è quello dei mutui e quello dell'acquisto della casa. Quante sono le famiglie che di questi tempi hanno grossi problemi per mantenere le quote dei mutui e soprattutto vedere di poter avere l'agevolazione da parte della Regione? Allora, innanzitutto cerchiamo di ricordare due fatti, perché esiste questa problematica. Ognuno di noi guarda a un risultato, quello di avere la proprietà della casa. E nel momento in cui andava giù i tassi di interesse, tutti quanti hanno cercato, o la stragrande maggioranza delle persone ha cercato di fare i mutui a tasso variabile. Ma nel momento in cui l'inflazione riprende corda, e in modo particolare ciò è dovuto dall'aumento dei prodotti petroliferi e delle conseguenze ad essi connessi, è evidente che sarebbe stato più opportuno per la popolazione aver contratto dei mutui a tasso fisso. È evidente però che le banche avevano tutte le intenzioni e l'interesse contemporaneamente di avere altre tipologie e quindi di rimanere sempre nel variabile, e quindi ci siamo ritrovati in una condizione per cui oggi economicamente, soprattutto le famiglie monoreddito, hanno grossissime difficoltà a mantenere il mutuo, o perlomeno di avere le risorse economiche per il mutuo. A fronte di questo, allora vi è la necessità da parte della Regione di avere un'estrema chiarezza, soprattutto per quanto riguarda le agevolazioni che la Regione può dare e concorre a dare. E allora facciamo subito presente che Alleanza Nazionale, come in precedenza, aveva sollevato determinate problematiche, in modo particolare per coloro che avevano usufruito delle varie cartolarizzazioni degli istituti previdenziali, chiaro riferimento all'INPS e alla CPDL, e l'INADEL in particolare. Abbiamo dato cioè delle possibilità e delle indicazioni affinché, a fronte di determinate interpretazioni restrittive che la Regione, o perlomeno la banca della Regione, di cui parleremo, che si chiama Mediocredito SPA, a cui sono convenzionate altre banche per la concessione di questi mutui regionali, facevano delle interpretazioni abbastanza restrittive. Siamo riusciti, proprio con posizioni anche da parte di Alleanza Nazionale, e avrete visto tutta una serie di interrogazioni su questi temi, siamo letteralmente bombardati da voi cittadini che ci mandate delle richieste, delle precisazioni, delle richieste di aiuto continuative sostanzialmente. Ebbene, proprio a fronte di queste situazioni, già in sede di variazione di bilancio, lo voglio ricordare perché ci stanno ancora pervenendo indicazioni in tal senso di gente che non conosce che è stata risolta questa normativa, ebbene ricordiamo che tutti coloro che avevano chiesto la concessione del mutuo attraverso l'INPS e l'INADEL, per questi possono, oltre che usufruire quella indicazione precisa di questi due istituti previdenziali, possono ottenere, ribadisco, possono ottenere la contribuzione anche da parte della Regione. Ciò è stato chiarito in modo esplicito ai sensi dell'articolo 4, commi 79 e 80, quindi tutti coloro che avevano i mutui cristallizzati possono ritornare al Mediocredito e chiedere il riesame della propria domanda ai sensi dell'articolo 4, commi 79 e 80 delle variazioni di bilancio, quindi luglio 2007. A fronte di queste situazioni, allora, e in base anche alle vostre indicazioni, noi abbiamo presentato un progetto di legge, quindi Alleanza Nazionale, primo firmatario, chi vi parla, ha presentato un progetto di legge in regione affinché si tengano presente almeno 4-5 problemi essenziali. Il primo è quello che riguarda l'articolo 15 della legge regionale 6 del 2003, che è quello che bisogna trasferire entro 90 giorni la residenza presso l'alloggio acquistato. Ecco, siccome Mediocredito non eseguisce, o per la stessa missione del suo presidente, professor Presacco, quando è stato chiamato in audizione presso la Commissione, entro i 30 giorni
le disposizioni dell'istruttoria, ebbene noi diciamo che se l'istituto non è in grado di fare l'istruttoria in 30 giorni, non vediamo perché ci debba essere un termine perentorio e non ordinatorio per i 90 giorni entro cui fare o predisporre la residenza presso l'alloggio acquistato. Ecco, questa è una delle indicazioni che stiamo dando. Poi abbiamo evidentemente altre due indicazioni che riteniamo dover dare, e queste sono le correzioni che abbiamo portato come articolato nel nostro progetto di legge. Esiste il diritto di famiglia, e quindi quando esiste un diritto di famiglia e pertanto anche la comunione di beni, non si vede perché l'istituto del Mediocredito non debba estendere la possibilità e queste considerazioni quando la richiesta del mutuo è firmata solamente da una persona. Ricordiamo poi ancora delle problematiche che sono collegate alle questioni dei redditi, quindi dell'ISEE e dell'ISAE, ossia della situazione economica equivalente, perché provate a pensare, non è ammissibile che se magari uno dei coniugi muore venga cancellato il mutuo perché, o perlomeno archiviata la domanda perché non è rispondente alle motivazioni reddituali. Chiudiamo con una indicazione proprio per correzione sempre su questo argomento, cioè quello di dare la possibilità attraverso Mediocredito, qualora manchino o siano state consegnate delle fotocopie, un termine, un lasco ancora di 10 giorni entro cui poter presentare le domande per evitare le archiviazioni. Come vedete, abbiamo questa trasmissione esclusivamente dedicata ai mutui perché siamo pienamente coscienti come Alleanza Nazionale che bisogna venire in aiuto al cittadino, perché la casa è un diritto certamente, ma dobbiamo anche cercare di far sì che questo diritto possa essere funzionale e quindi che ci possa essere anche la partecipazione della gente. Con questo auspicio, ancora una volta, Alleanza Nazionale dimostra di essere vicina e di avere una particolare sensibilità nei confronti del cittadino.